Avevo promesso di non parlare di, e quindi parlo del fiume. Forse lo sentite che sta scorrendo lì sotto. Quando un fiume arriva verso una strettoia, cosa succede? Le rapide. Un momento di emergenza, una fase storica di emergenza. È come un fiume che arriva alle rapide. C'è poco spazio e bisogna passare in fretta, bisogna agire in fretta. Bisogna prendere una direzione e seguirla, affrettarsi a passare. Quindi, in fondo, quello che sta succedendo è quello che succede sempre. Chi parla più forte, che è in maggioranza, passa per primo. E chi è meno forte o meno potere è sommerso, aspetta il suo turno e si muove sotto, al di sotto. Quindi è tutto normale, rilassati. Guarda com'è il fiume appena prima delle rapide e appena dopo, calmo. In realtà anche durante le rapide l'acqua non perde la sua natura. Consiglio, ricordiamoci della nostra vera natura. Siamo acqua che scorre, calma, verso il mare. La nostra natura è equanime, la nostra natura non cambia, cambiando le situazioni del tempo, passando per le strettoie, venendo a sopraffatti. Ricorda la tua vera natura. Agisci come se la calma di prima e la calma di dopo fossero le stesse che ci sono quando passi nelle rapide. Qui siamo in campagna, partono le motofalciatrici, ma questo non toglie che la nostra vera natura è calma, è presenza, è osservazione consapevole. Se stiamo cercando una soluzione, ricordiamoci, la nostra vera natura è come l'acqua che sta arrivando al mare. È come l'acqua prima delle rapide, è come l'acqua dentro le rapide. Non cerchiamo soluzioni al di fuori. Non cerchiamo soluzioni mentre ci sentiamo nei moti turbolenti delle rapide. Ricordiamoci che anche lì siamo in pace, a casa. Guardiamo con quello sguardo. Comportiamoci come se già tutto fosse calmo. Perché lo è. È solo un'illusione. È solo un'illusione del tempo che ci fa credere che dobbiamo affrettarci, combattere. Ricorda la tua vera natura, comportati come sei.
la natura della tua acqua. Tu sei incorruttibile, perché così è.